all'Accademia Navale, come cadetto. Anche per continuare la passione per il mare di un fratello, morto anni prima in occasione di una regata di velisti, della quale disgrazia il giovane continua a ritenersi corresponsabile. Un tenero flirt gradualmente più intenso, Roberto lo intreccia con Claudia, che del guardiamarina Paolo è la fidanzata da 4 anni. Adirato, Paolo pone al cadetto l'alternativa. Se gli preme di partecipare alla grande regata della prossima Mediterranean Cup a bordo della Gemini, di cui lo stesso Paolo è skipper e Roberto potrebbe essere il timoniere, il rapporto amoroso con Claudia deve finire. Roberto è combattuto tra sentimento e orgoglio. Dunque, MacP100 è una storia di rivalità amorosa, banale e un po' insipida, con gelosie e furori a malapena repressi, dove le vicende di cuore appaiono incidere troppo su certi valori di solidarietà e di stile militare, oltre che di orgoglio sportivo. Di indubbia efficacia spettacolare le fasi della competizione sportiva e le riprese della regata, realizzate con abilità tecnica, soprattutto per certe eccezionali virate delle imbarcazioni, frustate dal libeccio sulla costa ligure. La regia è di Antonio Bido, con Rosita Celentano, Christophe Bouquin, Jonathan Horn, Ray Lovelock, Luca Lionello, Erika Blank. Il genere è commedia, 106 minuti, origine Italia, 1987. Signori, buona visione con MacP100, buona serata dal vostro nuovissimo Mille Film.